Gianni Colacione, oggi 12 dicembre 2015 siamo in casa di Ilaria Cucchi e parliamo ovviamente del caso Cucchi. Ci sono delle novità importanti, delle novità che sono diciamo scaturite da una richiesta della Procura di Roma per un incidente probatorio. Poi parleremo della materia, della parte tecnica con l'avvocato, che ci dirà un pochino questo incidente probatorio scaturisce da cosa e soprattutto perché, fra qualche giorno dovrebbe pronunciarsi la Corte di Cassazione sul lungo iter processuale, perché già c'è stato un primo grado, un secondo grado, delle assoluzioni, e nel frattempo si è germogliato un altro filone di inchiesta. Ma ovviamente con Ilaria, che porta avanti con molta risolutezza e fermezza la battaglia per il riconoscimento della verità, della verità storica su questo fatto, parliamo un pochino anche dell'aspetto umano, di cosa vuol dire questo riconoscimento, questa richiesta. Sembra una piccola cosa, ma veramente sembra che si apra una finestra in un muro. Dopo 6 anni si apre finalmente un nuovo capitolo, uno spiraglio di verità. Dopo 6 anni nei quali veramente abbiamo portato avanti una vera e propria battaglia, oggi si prova una sensazione completamente diversa, e cioè che a qualcuno oltre a noi a cuore arrivare alla verità su quello che accadde a Stefano in quei giorni. Tu parlavi di verità, dell'importanza della verità. La verità, per quanto mi riguarda, è fondamentale, perché ti consente in qualche modo di andare avanti con la tua vita. E soprattutto in questo momento ho la sensazione, per la prima volta dopo 6 anni, che in fondo la vita di mio fratello contava qualcosa e non solo per noi, e questo ha un significato, un valore enorme. Senti Ilaria, la cosa che veramente in qualche modo, siccome poi abbiamo seguito varie volte, varie vicende drammatiche di questo tipo con Libri TV, insomma dopo 6 anni tanta tenacia e ancora fiducia nella giustizia, in una giustizia che non è riuscita a dare una risposta, a ricomporre un mosaico storico, di una cosa che sembra veramente evidente, cioè di una persona che è morta in ospedale dopo che era stata affidata allo Stato, eppure sei riuscita a mantenere quella fermezza e risolutezza che io ho visto e ammirato fin da subito, che tu hai dimostrato fermezza, anzi compostezza nel dolore, ma nello stesso tempo non arretrare mai. In tutto questo tempo sei riuscita in qualche modo ancora a conservare la fiducia nella giustizia, che non è semplice in Italia. Non ho mai smesso di crederci. Sapevo che quella giustizia doveva essere tale anche per mio fratello, anche se continuavo a ripetermi che mio fratello era morto principalmente di giustizia. Eppure sono andata avanti, perché 6 anni fa, quando vidi mio fratello per l'ultima volta morto su quel tavolo dell'obitorio, gli ho fatto una promessa. Gli ho detto: io non sono riuscita a proteggerti, ti chiedo scusa, però ti assicuro che scopriremo cosa ti hanno fatto e chi è stato. Ecco, sono passati 6 anni, ci sono stati momenti nei quali è sembrata davvero tanto dura, momenti in cui mi chiedevo che senso avesse tutto ciò, se aveva un senso andare avanti, perché abbiamo affrontato un processo nel quale si è cercato in tutte le maniere di dire che tutto sommato il principale responsabile della morte di Stefano era Stefano stesso, e comunque si è cercato sempre di sminuire quanto accaduto, fino addirittura a parlare più volte di caduta. Ecco, oggi siamo
siamo all'inizio di questa nuova storia, così la voglio definire, e leggo questa parola, violentissimo pestaggio. E poi mi vengono in mente i consulenti della procura di allora e i periti della corte pagati da noi che parlavano di cadute, e mi chiedo come le due cose siano compatibili, e mi chiedo anche se arriverà il giorno in cui le persone che hanno danneggiato in maniera così irreversibile quel processo saranno chiamati a rispondere delle proprie responsabilità. E 6 anni sono tanti e sicuramente questa attività, poi con l'elefantiasi della giustizia italiana e la palude, certo non è una, è un'attività che questa attività di ricerca della giustizia in questi casi, insomma, è una cosa che ti deve aver preso a tempo pieno. Insomma, com'è cambiata la tua vita da allora? Totalmente, soprattutto in questi 6 anni. Io non ho mai completamente elaborato il lutto per la morte di mio fratello, mai. Perché ho capito immediatamente, un attimo dopo la sua morte, quando mi sono trovata davanti un agente che mi disse controllate perché le carte sono a posto, ho capito che se avessi voluto quelle risposte di cui avevo umanamente bisogno, avrei dovuto congelare quel dolore, rimboccarmi le maniche e cercarmela da sola la verità. E così è stato. E siccome non ci siamo fermati, né io e i miei genitori, né il nostro avvocato, e siamo oggi ad un nuovo inizio. Però la domanda è questa: perché a una famiglia che ha già sofferto così tanto viene chiesto un simile sacrificio? Io mi ricordo nelle primissime ore dopo la morte di mio fratello, quando non si sapeva assolutamente nulla di ciò che era successo, l'unica cosa che sapevo era le condizioni in cui mio fratello, 31 anni, era stato ridotto dopo essere stato per soli 6 giorni nelle maglie dello Stato. Nessuno di noi sapeva nulla. C'era una persona che evidentemente sapeva tutto, che sosteneva di sapere tutto, Ignazio La Russa, l'allora ministro della difesa. Lui disse che giurava sull'onorabilità dei carabinieri. Ecco, adesso io mi aspetto le scuse di quella persona, perché anche lui in qualche maniera ha pilotato, ha detto come doveva andare quel processo. Il problema è che bisognerebbe fermarsi a pensare che cose del genere sono fatte danni alle spese di famiglie come la mia, e soprattutto fanno pensare che quelle morti e prima ancora quelle vite non contassero proprio nulla davanti a qualcosa di così tanto più grande. Sì, infatti poi peraltro tutta questa grande attenzione che poi è un pochino anche appuntata a seconda delle svolte nuove, delle novità, poi magari si alternano dei momenti di quasi oblio, poi dopo si riprende l'attenzione. Insomma, alla fine ci sono sempre delle persone, delle famiglie, ci siamo sempre occupati del caso di Francesco Mastro Giovanni, un altro fatto drammatico, insomma, famiglie che restano segnate tutta la vita, le persone che fanno parte di quella famiglia sono segnate per tutta la vita. Senti, Ilaria, poi sentiremo anche l'avvocato per la parte tecnica. Stefano aveva 31 anni quando è morto, oggi se fosse qui con noi come passerebbe il Natale? Stefano è morto il 22 ottobre, poco dopo è arrivato il primo Natale senza di lui. E mia madre non voleva addobbare la casa, non voleva fare l'albero. Alla fine ci siamo guardate ed abbiamo fatto l'albero, perché Stefano avrebbe voluto così. Stefano, se fosse qui a Natale, sarebbe quello che riempie la casa. Nulla sarà mai più come prima. Però proprio il ricordo di Stefano, perché sappiamo che in qualche modo, voglio crederci, lui è ancora qui in mezzo a noi, lo è diciamo in ogni passo che noi facciamo, lo è dentro noi stessi e lo è come esperienza, che insomma io sono una persona diversa rispetto a 6 anni fa. Io sento Stefano in tante cose, però ha lasciato un vuoto che non si potrebbe colmare nemmeno se il giorno di Natale suonasse alla porta e dicesse sono io, c'è stato uno sbaglio e sono ancora vivo. Nessuno potrebbe mai togliermi quel dolore e quell'esperienza degli ultimi 6 anni. Si va avanti con una consapevolezza diversa ed oggi anche con una speranza in più. Speranza in più e fiducia in questo paese, anche se veramente mantenuta con grande difficoltà e con grande lotta. Enorme. Grazie a Ilaria Cucchi.